questo fuoco contiene un cammino che riunisce tutte le comunità dell'Abruzzo Aquilano fino a Sulmona e fino al Morrone. Simbolicamente sono molti i significati connessi a questo fuoco e soprattutto contengono un elemento di fondo che è collegato ai 40 e oltre, quasi 45 anni di perdonanza moderna, che è quello del ricongiungimento di queste comunità con la città dell'Aquila. Il fuoco del Morrone è una tradizionale lunga staffetta podistica animata da numerosi eventi popolari, devozionali e di rievocazione storiche, attraverso la quale la fiaccola viene portata dall'eremo di Sant'Onofrio sul Morrone, vicino Sulmona, fino alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio, all'Aquila. Organizzata dal Movimento Celestiniano, prenderà il via anche quest'anno il 16 agosto e si concluderà il 23 agosto con una cerimonia di accensione del tripode della perdonanza sull'antica torre della Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Un lungo itinerario che da anni viene ripercorso e partecipato da tante comunità che accompagnano il cammino del fuoco di Celestino, attraversando dal 16 al 23 agosto tutti i più antichi luoghi e comuni del meraviglioso Abruzzo interno. Sono 30 quest'anno le località nelle quali si fermerà il fuoco, a partire dall'Abbadia Morronese con la sua chiesa recentemente restaurata, per passare attraverso Sulmona e poi avviarsi verso Raiano e da lì raggiungere l'Aquila, attraversando tutta la bellissima Valle Subequana, ripercorrendo i passi dell'antico corteo che portò dal 25 al 27 luglio Celestino V per arrivare all'Aquila ed essere incoronato Papa. Quest'anno ci fermeremo a Fontecchio come sosta notturna, ecco perché ci sarà anche Sabrina, il sindaco di Fontecchio, Sabrina Ciancone, proprio presente, perché è una novità assoluta in questo senso. L'altra novità è relativa all'altro percorso per andare, percorso iniziale che facevamo sulla parte per andare verso Onna, facevamo praticamente il percorso interno di Fossa e via di seguito, non più quello verso San Demetrio, verso praticamente San Gregorio, e quindi quest'anno rifaremo il percorso interno, ci fermeremo a Onna come sempre. Poi l'altra novità è Paganica, la sosta notturna a Paganica. Oltre Sulmona e l'Aquila, che accoglieranno il fuoco con grandi eventi rispettivamente nell'antico centro storico, nel piazzale antistante la Basilica di Santa Maria di Collemaggio, tutte le località attraversate organizzeranno in questa occasione specifiche cerimonie che prevedono l'arrivo del fuoco.